Buonasera a Riccardo Frattini, avvocato e scrittore. E poniamo alcune questioni intorno alla formazione giuridica di base oggi degli avvocati, di magistrati, di giudice. E quali sono, diciamo, le fonti del diritto a cui attingono nella loro formazione universitaria? Prego. Sì, buongiorno a tutti. Il percorso di studi è sostanzialmente lo stesso per tutte le categorie professionali dei giuristi, sostanzialmente, no? Quindi avvocati, magistrati, notai, giuristi d'impresa, cosa si può essere? E pubblica amministrazione, concorsi pubblici, ok? Non c'è una distinzione fondamentale. E la differenza la fa poi il percorso post-universitario. Quindi ci può essere a livello di esame, qualche, a livello diciamo, di curriculum scolastico, universitario, qualche piccola differenza in materia di esami specialistici, diciamo. Però la differenza poi la fa il percorso dopo la laurea. Dopo la laurea. Quindi la differenziazione si realizza una volta finita l'università. E prego. Sì, e una domanda, domande che vanno intorno, diciamo, poi alla formazione giuridica vostra, per quello che oggi ci troviamo a leggere della trasformazione della giustizia e del diritto oggi. E Mauro Mellini, 30 anni fa, parlava del partito dei magistrati. La nostra Repubblica, perché tutt'oggi è chiamata Repubblica dei magistrati? E poi, se questa questione è valida per te, ma non si deve solo ai magistrati questa situazione? Allora, in realtà dovrebbe esserci anche un partito degli avvocati, perché gli avvocati sono la categoria in assoluto più rappresentata in Parlamento. Ma così non è, nel senso che gli avvocati non hanno una forza corporativa tale che consenta loro di fare massa critica, ok? Per cui vanno purtroppo sempre in ordine sparso. E da qui un po' anche la crisi di questa professione. Leggevo oggi un articolo che diceva che gli iscritti in giurisprudenza sono circa il 30-40% in meno di quello che potevano essere alcuni anni fa. Quindi c'è una crisi profondissima. E il partito dei magistrati è un altro discorso. Il partito dei magistrati esiste. E loro sono molto più bravi di noi avvocati, a livello di associazionismo, di organizzazioni corporative e soprattutto si tutelano l'uno con l'altro, per cui formano effettivamente, dal mio punto di vista, molto spesso, ecco, salvo eccezioni, una casta. C'è stato anche un magistrato di Verona recentemente che è andato sui giornali per una sua polemica molto feroce. Lui era contro anche la lottizzazione delle cariche, quindi della carriera dei magistrati, e ha rifiutato dei posti prestigiosi per non cadere in questa prassi che lui non riteneva etica, sostanzialmente. Esiste un partito dei magistrati. Sì, ha ancora senso oggi distinguere nella cultura giuridica tra quella cattolica, quella liberale e quella marxista? Ci sono queste distinzioni ancora? Ma ha senso per, ripeto, sempre per il discorso dei magistrati, perché qual è la questione?
questione di fondo è che l'avvocato può essere il più bravo del mondo, il più preparato del mondo, però le sue idee rilevano fino a un certo punto, nel senso che chi poi decide è il magistrato. Quindi il magistrato riesce a dare un orientamento politico al diritto e riesce ad indirizzarlo, se vogliamo, nel migliore dei modi, anche ad adattarlo alla società che cambia. L'avvocato fa fatica, perché l'avvocato deve difendere il suo cliente, può portare avanti delle idee, può scrivere degli atti giuridici che sono i più belli possibile, ma sono sempre degli atti di parte, ok? Mentre la sentenza è un atto pubblico. Quindi c'è lì la differenza fondamentale. Quello che scrivo io posso scrivere un libro bellissimo, ma resta un libro mio, ok? Quello che fa invece il magistrato è un atto che fa fede. Per cui quello che c'è scritto lì non avrà mai lo stesso valore di quello che scrivo io, proprio per il suo ruolo, che è completamente diverso. Possiamo porre la questione, c'è un livello, per dire così, superiore, senza entrare in fantasie di cupole e di direzioni occulte, ma c'è un livello di influenza, come dire, ideologica quasi, della magistratura europea, occidentale. Cioè, c'è già una formazione culturale che va verso quella direzione, per esempio quella che, da quel che dici, la differenza di statuto è dovuta che il magistrato decide poi. Certo. E quindi sì, insomma, che cos'è, se si può dire così, che può influenzare la direzione che prende in un'epoca piuttosto che un'altra la magistratura? Perché sembra appunto che abbia imboccato una certa via dai tempi di Mani Pulite la magistratura, sì, in Italia. Sì, no, ma questo è profondamente vero, ma si vede anche in molti orientamenti anche delle nostre supreme magistrature, la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale. Si tratta delle magistrature supreme, le corti supreme in Italia, che hanno anche una funzione di adattamento del diritto. Quindi quando una società si evolve e si evolve rapidamente, come è quella dei nostri giorni, spesso il legislatore non è in grado di stare al passo con i cambiamenti, oppure riesce a stare al passo con i cambiamenti, ma il livello tecnico delle leggi è molto basso, molto basso. Se noi prendiamo una normativa degli anni 40, quali possono essere i nostri codici, codice civile, il codice di procedura civile, sono codici di una chiarezza unica, cioè sono scritti veramente in maniera chiara e precisa. Le leggi di adesso sono incomprensibili. Allora, molto spesso il legislatore non riesce perché non è probabilmente in grado. Il legislatore sono il nostro Parlamento, sono le persone che eleggiamo noi, quindi anche noi da questo punto di vista abbiamo delle responsabilità se la classe politica non è adeguata. Ma spesso succede, se tu Giancarlo prendi una legge di oggi e una legge scritta negli anni 50, vedi che la tecnica proprio di scrittura giuridica è completamente diversa. Allora molto spesso la funzione di adattamento la fanno le magistrature superiori. Le magistrature superiori devono intanto interpretare la normativa che non è chiara, perché questa è la loro funzione. E poi devono, ove ci siano delle lacune, attraverso l'analogia, ok? Quindi prendere le norme simili e adattarle a casi che non sono regolati. In questo caso anticipando quello che potrebbe fare il legislatore. Il problema
è che il giudice ha questa funzione e riesce in questi casi a colmare le lacune dell'ordinamento giuridico. In questo fa anche attività politica, è evidente. Facciamo un esempio semplicissimo, che viene anche in questione in questi giorni, perché anche nel mio paese, che è Legnago, si parlava di agevolazioni per le famiglie per il bonus bebè, no? Il bonus bebè è stato accordato solamente qui da noi alle coppie sposate. Ma è vero, la nostra Costituzione parla di matrimonio dandogli un valore giuridico superiore a quello che può essere un rapporto di fatto. Però qui, di fronte a un vuoto che c'è stato per decenni, è intervenuta la giurisprudenza, andando a prendere delle norme sul matrimonio in materia di figli, in materia di assistenza ospedaliera, in materia di case popolari, di locazioni, eccetera, e andando a trasportarla a quella che è una situazione simile ma profondamente diversa, come quella dei rapporti tra persone non sposate. Okay? Quindi qui si viene, è la giurisprudenza che interviene a colmare delle lacune, ove il Parlamento, per sua incapacità da questo punto di vista, non è in grado di adattarsi velocemente alla società che cambia. E questa è una questione politica, è la questione politica però che possono fare i magistrati, non può fare l'avvocato. L'avvocato può farsi portavoce di singole questioni, però sarà sempre l'avvocato di una parte, okay? Mentre il giudice è per definizione super partes, quindi lì si vede la profonda differenza. Prima dicevi della differenza linguistica che si può cogliere tra le leggi e la giurisprudenza scritta 70 anni fa e quella più flu, no? di oggi. Ma appunto si potrebbe chiedere perché oggi non sono scritte in modo così chiaro. Ma un esempio, oggi che anche il Papa sembra più islamico, più cinese. Non è che nel diritto questo si nota. Cioè, questo diritto flu, di cui poi discuteremo in un'altra intervista sul diritto penale totale, no? Di Sgubbi, non è che questo viene da questo movimento che è europeo, che è come dire, insomma, di alleggerimento del diritto, no? non lo saprei come chiamare, o il diritto che era monolitico adesso diventa, come nell'ambito culturale, diventa multiculturalista. Quali sono le tracce di questo movimento? Perché oggi queste norme, per essere brevi adesso, perché queste norme non sono scritte nel modo così chiaro come venivano scritte 70 anni fa? Non è che ci manca l'intelligenza, no? No, manca probabilmente un po' la preparazione giuridica, e qui torniamo alla domanda iniziale, da parte di chi le scrive. Ma soprattutto quello che prevale al giorno d'oggi è, secondo me, la burocratizzazione del diritto. Se tu leggi un qualsiasi DPCM dei giorni nostri, ok, a parte che non è un provvedimento legislativo, però non è leggibile, è una cosa burocratica, un richiamo continuo al comma di qui, alla legge di là, al precedente di su, diventa qualcosa di incomprensibile. Se noi leggiamo il codice civile, sono frasi che hanno un capo e hanno una coda ben precisa.
Secondo me, che poi questi testi al giorno d'oggi non li preparano i politici, fondamentalmente li preparano i funzionari dei ministeri. Il problema è la burocratizzazione, il problema è la burocratizzazione. L'intervento politico non si vede tanto su come viene scritta una legge, si vede piuttosto su come viene scritta una sentenza, perché con le sentenze la Corte Costituzionale riesce a fare normativa. Perché, facciamo un esempio, perché in America è così importante la nomina da parte del presidente di turno di questo o dell'altro giudice della Corte Suprema? Perché questi indirizzano con le loro decisioni, nei sistemi di common law ancora di più, perché non c'è fondamentalmente una legge scritta, indirizzano la normativa in un senso piuttosto che in un altro. Quindi avere un giudice conservatore alla Corte Suprema ha un significato ben preciso, perché se sono di maggioranza conservatrice, le sentenze avranno determinate caratteristiche. Da noi non c'è questo rischio perché i magistrati sono indipendenti per definizione costituzionale. Okay? C'è un organo supremo che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogestione. È lui che fa le nomine, è lui che indica chi e dove deve andare in quale posto, è lui che fa i provvedimenti disciplinari, eccetera, eccetera, no? Quindi i magistrati si nominano da soli fondamentalmente, e per cui accede alle cariche supreme chi ha determinate caratteristiche. Qui entra in gioco la politica sicuramente, qui entra in gioco la politica sicuramente. E una domanda, quanto contano oggi le fonti classiche di diritto? Cioè, nella vostra formazione, ho notato che, come dire, i programmi darebbero il diritto processuale, il diritto penale, il diritto civile, darebbero, come dire, le basi anche senza rifarsi alle fonti di diritto, cioè come qualche cosa di già acquisito, o erro, cioè qui parla queste varie basi di diritto all'università, quasi non ha da fare una ricerca nelle fonti antiche del diritto, cioè è recitato in una frase o è anche qualcosa specifico della formazione, leggere un piano piuttosto che Giustiniano, Graziano, queste cose qua riguardano solo gli storici di diritto e non coloro invece No, che l'hanno attiva. no, no. Riguardano tutti, cioè il nostro ordinamento giuridico, è di impostazione latina, no? Quindi noi prendiamo dal diritto romano e il diritto romano lo studiamo bene all'università. Tutti noi, laureati in giurisprudenza, il diritto romano lo conosciamo bene. Conosciamo bene la storia del diritto romano, conosciamo bene le istituzioni del diritto romano, abbiamo più di un esame sul diritto romano. L'altro caposaldo è la Rivoluzione francese e i codici Napoleone, perché tutti i nostri codici degli anni 40, fondamentalmente, codice civile, codice di procedura civile, sono codici che derivano dai nostri codici precedenti. Nel 1865, per esempio, il codice civile, che è un codice di impostazione napoleonica. Quindi sono codici che ha scritto Napoleone. Napoleone è stato un grande legislatore da questo punto di vista, perché non è che li ha scritti materialmente lui, ovviamente. Ma sotto il suo impero
sono nati i codici civili e di procedura civile moderni. Quindi diritto romano e diritto francese, che si ispira al diritto romano con i principi della rivoluzione francese, quindi della borghesia che si stava affermando all'epoca. Questi noi li studiamo tantissimo, come i primi due anni all'università noi studiamo fondamentalmente il diritto romano, molto bene il diritto romano. Poi andiamo ad analizzare le singole normative, quindi codice civile, codice di procedura civile, penale, procedura penale, commerciale, però l'impostazione di base resta quella, la nostra impostazione è romanistica. E c'è qualche traccia all'università delle interpretazioni rabbiniche della legge che furono escluse, no, da un comma, da adesso non so come si chiama tecnicamente, nelle istituzioni di Giustiniano? No. Non c'è nessuna traccia? No, ormai no, questo no. Invece c'è una buona rilevanza del diritto ecclesiastico, del diritto canonico. Quello è ancora abbastanza importante. Anche un po' perché per molti versi il diritto canonico va in parallelo col nostro diritto privato. Certi istituti, ok? Il matrimonio, per esempio, è stato copiato completamente dal diritto canonico, ma anche però non è fondamentale. Ci sono degli esami che sono fondamentali, per esempio il diritto ecclesiastico è un esame fondamentale. Il diritto ecclesiastico sarebbe il diritto pubblico della Chiesa, il diritto canonico sarebbe sostanzialmente il diritto privato, il diritto privato della Chiesa, ok? Però hanno una rilevanza meno importante, però ce ne sono molti di esami di impostazione ecclesiastica, diciamo, perché insomma la nostra tradizione è fondamentalmente quella. Comunque noi le studiamo bene queste cose, cioè diamo rilevanza, c'è molta rilevanza nella cultura universitaria di un giurista alla storia, proprio alla storia del nostro diritto. Ti spiego anche perché, Giancarlo, è per capire gli istituti giuridici. Quando noi leggiamo un articolo del codice civile o leggiamo una parola che apparentemente può sembrare astrusa, e sicuramente lo è per un neofita che si approccia all'inizio allo studio del diritto, e dobbiamo capire che cosa vuol dire e perché è stato scritto in quel modo quel determinato articolo. Per cui l'attività di interpretazione non può prescindere da quella che è la storia di quel determinato istituto, perché altrimenti la nostra attività interpretativa sarebbe basata su cosa? Sul nulla. Cioè noi dobbiamo assolutamente basarci sulla storia di quell'istituto giuridico. Sì, un'ultima questione che rilancia un po' quello di cui hai parlato, si è parlato all'inizio dell'intervista. La posso formulare in un modo, diciamo, più semplice. La magistratura non gioca la partita dell'antidoto, per dire così, alla malinconia della, tra virgolette, cattiva politica? Cioè, questo partito di magistrati sale perché di suo è sceso la partitocrazia, diciamo, o politica che si è attuata dal dopoguerra, insomma. Sì, questo sicuramente sì. In qualche modo perché deve intervenire come se fosse una meta politica. Questo aspetto c'è sicuramente, nel senso che, come dicevamo prima, quando una norma manca o quando una norma è scritta male, è chiaro che l'avvocato in questo lavoro
collabora con il giudice proponendo la sua tesi interpretativa, ma chi poi decide è il magistrato. Qual è la fattispecie astratta che dobbiamo andare a applicare a quella fattispecie concreta che le parti presentano in giudizio? Ok? E bisogna scegliere la norma adatta, se non c'è, andando a prendere qualcosa di simile o di analogo, oppure interpretando una norma che c'è in maniera magari un po' più estensiva, in maniera un po' più elastica, in modo da ricomprendere nel suo interno questa fattispecie. Questa attività è evidentemente anche politica, perché a seconda delle opinioni politiche abbiamo degli indirizzi che possono essere completamente diversi. Chiaro che se le norme fossero molto chiare e scritte molto bene, ci sarebbe molto meno spazio a queste, diciamo, interpretazioni creative che ci sono, indubbiamente ci sono. Bene, Riccardo, io ti ringrazio per questa conversazione, per averci fornito questi elementi, e ci diamo appuntamento allora a qualche altro incontro rispetto. Va bene, molto volentieri. Questioni. Un'altra delle questioni mie da sviluppare era, insomma, a che punto siamo oggi di quel dibattito, come dire, citavi prima Napoleone, voilà, arriva Napoleone e fa il suo codice, poi è con Mussolini che l'Italia fa qualche codice, e la Germania di Hitler con Schmidt eccetera sono altri codici, e lì è una battaglia, non parlo di Napoleone, parlo del diritto rispetto a Mussolini e rispetto a Hitler, e in cui è un diritto nazionale che deve fare i conti con questo diritto liberale internazionale. Sembra è quello il diritto liberale internazionale, e rispetto poi alle condizioni nazionali che ciascuno vorrebbe dare per tenere maggiormente conto della nazione, della lingua, della storia e di tutte queste cose qua. Però, insomma, è sfociata in due totalitarismi questa questione. E pur con tutti, come dire, le letture che si possono dare, risulta ancora assolto, diciamo, Napoleone, che è partito a guadagnarsi l'Europa intera. Cioè, rispetto, tenendo per un attimo tra parentesi la Shoah, Hitler ha fatto la stessa cosa di Napoleone, è andato a mangiarsi tutta l'Europa e non c'è riuscito, come poi non c'è riuscito Napoleone, benché le battaglie. Allora, di riprendere questa battaglia rispetto a queste fonti, diciamo, che sono quelle del secolo scorso. Sì. Sì, no, l'argomento è molto interessante, ma sostanzialmente quello che ha fatto Napoleone imperatore è abbastanza diverso, molto diverso da quello che ha fatto Napoleone come legislatore, nel senso che lui ha messo per iscritto i principi della Rivoluzione francese. Cioè, quando noi andiamo a smantellare principi ancora quasi feudali o comunque un diritto impostato su basi nobiliari, latifondiste, eccetera, e andiamo a fermare i diritti della borghesia nascente, quello è il punto culminante e l'importanza di Napoleone. Per cui i suoi codici di fine Settecento sono codici ancora leggibili e in buona parte condivisibili nel nostro ordinamento giuridico, ma perché l'impostazione è quella liberale, l'impostazione è ancora quella liberale, ok? Poi è chiaro, tu citavi anche Schmidt, per esempio. Schmidt è molto studiato, lo studiamo ancora noi,
lo studiamo in alcuni esami, per esempio teoria generale del diritto, sociologia del diritto, sono esami molto, sono esami però facoltativi, quindi sono esami che uno può scegliere se ha interesse soprattutto per questi aspetti più teorici. Ma è importante per la sua impostazione teorica, soprattutto del concetto di diritto, del concetto di Stato, che ancora è molto molto studiata, come quella di Kelsen, per esempio. Cioè sono tutti, diciamo, pensatori giuridici tenuti ancora in molta considerazione, vengono studiati tuttora. Indipendentemente poi dagli strascichi che possono avere a livello politico o storico. Okay? Quindi ha una dignità giuridica che è diversa da quello che può essere stato poi l'esito storico o politico delle vicissitudini legate al loro periodo storico. Bene, riprenderemo da lì allora. Grazie. Tutt'altro. Grazie Riccardo. Prego, arrivederci.